Radio Radicale, siamo con Antonio Misiani, senatore del Partito Democratico, ex vice ministro dell'Economia, per parlare con lui di quello che è successo ieri sul decreto aiuti. Allora, un provvedimento importante, 14 miliardi, insomma, che però non ha convinto il Movimento 5 Stelle a votarlo in Consiglio dei Ministri. Allora, che cosa è successo? È possibile che per una pagliuzza non si possa votare un decreto? Mi sembra che Draghi l'abbia presa, diciamo, con una certa filosofia. Io credo che dobbiamo stare al merito delle scelte decise dal Consiglio dei Ministri. Noi, come Partito Democratico, avevamo chiesto al governo una manovra di metà anno per aiutare le famiglie e le imprese alle prese con la crisi energetica, con l'inflazione e il caro bollette. Il governo ci ha ascoltato e ha adottato un decreto da 14 miliardi di euro che va molto oltre quelle che erano, le intenzioni di pochi giorni fa, quando si parlava di una manovra da 6-7 miliardi. Abbiamo molto apprezzato in particolare il contributo di 200 euro per 28 milioni di lavoratori, dipendenti autonomi e di pensionati, perché è una misura che aiuterà concretamente le famiglie a far fronte al caro prezzi, al caro vita. Così come sono molto importanti le risorse stanziate per tagliare il costo del trasporto pubblico, per sostenere chi vive in affitto, per prorogare il bonus sociale luce e gas e per rafforzare anche gli aiuti alle imprese. Penso al credito d'imposta per il gas e per l'energia, che viene potenziato anche per le imprese che non sono classificate come gasivore ed energivore, quindi anche tante piccole e medie imprese potranno usufruire del credito d'imposta nella sua versione maggiorata, così come potranno usufruire delle misure per la liquidità e per garantire il flusso di credito in una fase particolarmente delicata, perché tante imprese stanno comprimendo i loro margini per non scaricare a valle l'aumento dei costi, ma questa è un'operazione di breve periodo che ha dei costi e che rischia di minare le prospettive di tante imprese, quindi aiutarle sul versante dei costi è ugualmente importante. Allora, con un provvedimento di questo genere, con le misure di cui lei ha parlato, volevo sapere se lei non si è un po', diciamo, arrabbiato, spazientito per questo comportamento del Movimento 5 Stelle che per una norma, non l'ha votato. Non vi state un po' arrabbiando, un po', Io non mi arrabbio e non mi spazientisco mai. Noi il decreto lo abbiamo condiviso e lo abbiamo approvato. Il Movimento 5 Stelle ha fatto una scelta diversa, come ha già detto il Presidente Draghi, riannoderemo i fili del dialogo e del confronto. Tra l'altro il provvedimento contiene misure sostenute da tempo dal Movimento 5 Stelle, quindi io credo che queste problematiche saranno rapidamente superate. Non teme il passaggio parlamentare, la conversione? No, il Parlamento ha sempre lavorato per migliorare i contenuti dei provvedimenti, lo stiamo facendo al Senato con il DL21, il tagliaprezzi, lo stiamo facendo con tante riforme che sono all'attenzione del Parlamento, lo faremo anche con questo nuovo decreto energia. Lei quali pensa possano essere i benefici dell'inceneritore? Beh, Roma ha un'emergenza rifiuti che si trascina da troppo tempo ed è figlia anche di scelte non fatte. Che la città abbia bisogno di impianti è cosa nota da tempo. È assurda una condizione in cui la città produce rifiuti per esportarli all'estero, pagando costi molto elevati che vengono scaricati sulla tariffa rifiuti dei cittadini romani. Avere un impianto in questa città permetterà di interrompere questo circolo vizioso e di ridurre i costi per i cittadini e le imprese romane. Queste cose, come quelle che abbiamo visto ieri al Consiglio dei Ministri, le vedremo sempre più spesso. La prossima volta sarà la Lega, un'altra volta sarà qualche altro soggetto che sostiene politico, che sostiene il governo. Di sicuro non le vedrete dal Partito Democratico. Noi lavoriamo partendo dai bisogni dei cittadini e delle imprese. In queste settimane abbiamo passato ore e ore ad incontrare i sindacati, le associazioni di categoria, gli enti territoriali per capire da chi ha il polso della situazione diretto lo stato dell'economia italiana e le decisioni del governo sono frutto anche di quegli incontri e delle nostre sollecitazioni. Bene, grazie al senatore Antonio Misiani del Partito Democratico.